Abbiamo visto com'era avvenuta la rivoluzione americana, com'era avvenuta la lotta delle famose 13 colonie contro la madrepatria inglese e abbiamo parlato proprio la volta scorsa anche delle prime conseguenze di questa lotta, della discussione ad esempio sulla forma da dare al nuovo Stato, agli Stati Uniti d'America. Oggi proseguiamo su questa falsariga perché dobbiamo parlare della stesura della Costituzione americana, la nuova legge fondamentale di questo Stato che fu fortemente influenzata da alcune idee di stampo illuministico, derivate anche dal pensiero politico di John Locke, ma anche con caratteri di grande novità, di grande interesse, visto che questa Costituzione è ancora oggi in vigore, pur con qualche emendamento, è ancora oggi la legge fondamentale del paese più ricco, più potente e più importante del mondo, gli Stati Uniti. Cominciamo a parlarne subito dopo la sigla. Dentro alla storia, un podcast di Ermanno, Scrip, Ferretti. 114esima puntata. Le caratteristiche della Costituzione americana. Benvenuti, eccoci di nuovo insieme per parlare di storia, per parlare di storia moderna. È un percorso piuttosto lungo quello che abbiamo fatto in questo 700, abbiamo presentato il secolo sotto diversi punti di vista, adesso siamo arrivati a trarre le conseguenze di quel secolo, perché tutta la riflessione illuministica su cui ci siamo soffermati anche parecchio iniziò proprio verso la fine del XVIII secolo a trovare compimento, primo luogo proprio qui, proprio in America, negli Stati Uniti, nella stesura di questa Costituzione americana. Poi incontreremo gli stessi temi anche in Francia, perché se l'America diventa indipendente alla fine degli anni 70 del 700, i primi anni 80 del 700, già pochi anni dopo, nel 1789, sarà la volta della Francia a ribellarsi verso l'ordine costituito e tentare di scrivere nuove costituzioni, ne scriveranno tanti i francesi, ispirate alle riflessioni filosofiche di Locke, di Montesquieu, di Voltaire, di Rousseau, ma anche all'esperienza americana che era avvenuta poco tempo prima. Quindi stiamo entrando davvero nel vivo e stiamo portando a compimento un percorso che abbiamo intrapreso ormai da diverse settimane, direi diversi mesi. Come vi dicevo, terminata la guerra d'indipendenza, stabilita l'indipendenza di queste 13 colonie, il dibattito passò a un dibattito interno, cioè che forma ci diamo. Un primo problema era stato quello di decidere tra la forma federale o confederale, cioè tra uno Stato in cui certo le varie colonie originarie, i vari 13 stati avessero mantenuto le loro autonomie, ma fino a che punto era la domanda, dovevano mantenere le loro autonomie? Lo Stato centrale doveva essere un semplice raggruppamento con scarsissimi poteri oppure doveva avere qualche prerogativa anche lo Stato centrale? Alla fine prevalse la linea federalista, quella che pensava che, certo, i vari stati dovevano avere delle autonomie, ma anche lo Stato centrale doveva avere dei poteri. E così anche oggi, se ci pensate, come sapete, ogni stato dell'Unione Americana, che sia l'Alabama, che sia il Tennessee, che sia il Montana, chi volete voi, può fare delle leggi, almeno su certi ambiti. Può imporre un certo tipo di tasse, può ad esempio imporre o no la pena di morte e così via. Ma lo Stato centrale, cioè Washington, la capitale, si mantiene alcune prerogative, può imporre alcune scelte generali a tutti gli stati, almeno su certi settori, non su tutti. Ebbene, questa scelta venne fatta a fine Settecento, ma non fu l'unica scelta da fare. C'era anche proprio il problema di darsi una struttura, perché era una repubblica questo nuovo paese, questi Stati Uniti erano una repubblica, e però bisognava anche creare una repubblica da zero, visto che poi in Europa non c'erano tanti modelli di riferimento, Pensate bene, l'Europa era piena di monarchie, monarchie anche assolute in quel periodo. Solo l'Inghilterra aveva un barlume di divisione dei poteri e bisognava creare quindi qualcosa di abbastanza inedito. Per orientarsi, i padri fondatori degli Stati Uniti si appellarono molto all'illuminismo, alla filosofia, appunto anche all'esempio di John Locke, e decisero alla fine di dividere i poteri. La divisione dei poteri in America, come poi in tutti gli altri paesi democratici che sarebbero nati dopo, si fondava su tre poteri fondamentali, quelli già individuati da Montesquieu in Francia pochi decenni prima, cioè il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario. Il potere legislativo veniva affidato al Parlamento, che in America è chiamato Congresso ancora oggi.
il potere esecutivo veniva affidato in primo luogo al Presidente della Repubblica, che ancora oggi lo detiene in America in questo momento in cui registro Joe Biden, il potere invece giudiziario veniva gestito principalmente dalla Corte Suprema. Vediamo questi tre organismi molto brevemente. Partiamo dal potere legislativo, appunto dal Congresso. Il Congresso era ovviamente il Parlamento, formato da due Camere, la Camera dei Rappresentanti ed il Senato. Queste due Camere venivano elette in che modo? Allora, intanto avevano diritto di voto solo gli uomini, quindi era un suffragio maschile, esclusivamente maschile all'inizio, e quando parlo di uomini intendo in questa fase solamente gli uomini bianchi, i neri erano completamente esclusi dai diritti politici. Quindi, maschi, bianchi, ma tutti o no? E qui dipendeva da stato a stato. Alcuni stati avevano già il suffragio universale maschile, ad esempio la Pennsylvania mandava al voto tutti i maschi, che fossero ricchi o poveri non cambiava nulla, basta che fossero maschi, che fossero ovviamente maggiorenni e che fossero bianchi. Altri stati invece avevano un suffragio censitario, cioè non mandavano al voto tutti i maschi, bisognava avere un certo reddito. Quindi era una situazione abbastanza variegata. Però insomma, per l'epoca bisogna anche dire che era uno dei suffragi più estesi al mondo. Alcuni stati avevano anche un suffragio universale maschile, sempre con queste clausole che vi ho detto. Ovviamente questi stati poi eleggevano Camera e Senato, ma con due meccanismi diversi. In quanto la Camera dei Rappresentanti, che si occupava principalmente di questioni finanziarie, era eletta sulla base di alcune circoscrizioni che venivano delineate in base al numero di abitanti. Ancora oggi è così. Quindi, ad esempio, la California, che oggi è lo stato più popoloso di tutti gli Stati Uniti, elegge un altissimo numero di deputati, perché più popolazione hai, più deputati eleggi. Mentre oggi uno stato come il Vermont, che è uno stato molto piccolo, elegge pochi deputati, forse solo uno addirittura. Quindi gli stati che hanno tanti abitanti eleggono più deputati, gli stati che hanno meno abitanti eleggono meno deputati, e questo vale per la Camera dei Rappresentanti. L'altra Camera, invece, il Senato, funziona in modo diverso, perché il Senato è rappresentanza in un certo senso federale degli stati. Infatti, al Senato, che è composto attualmente di 100 membri esatti, vanno mandati due rappresentanti per ogni stato. Cioè, il Vermont, che è lo stato più piccolo dell'Unione, manda due senatori in Senato. La California, che è quello più popoloso, manda sempre due senatori. Ogni stato pesa uguale al Senato, mentre pesa molto diversamente alla Camera. Questo meccanismo, che vige ancora oggi e che vigeva già allora, che serviva un po' a riequilibrare la situazione. Sapevano già i padri fondatori che alcuni stati erano più importanti, più ricchi, più abitati e quindi avevano un peso maggiore, e altri erano più piccoli, più poveri, più disabitati e quindi avevano un peso minore. Questo peso veniva replicato alla Camera, ma doveva anche essere riequilibrato, pensavano, al Senato tramite questo meccanismo. Quindi tenete conto così: Camera eletta sulla base delle circoscrizioni, quindi sulla base degli abitanti, Senato invece su base statale. Ogni stato manda due senatori. Il Senato, tra l'altro, aveva quasi le stesse competenze della Camera, però mentre la Camera si occupava un po' di più, diciamo così, delle leggi finanziarie, il Senato si occupava un po' di più di politica estera. Ancora oggi la competenza principale in politica estera ce l'ha il Senato. Questo per dire del potere legislativo. Vediamo il potere esecutivo, quello che è in mano al Presidente della Repubblica. Ecco, il Presidente, al momento attuale Biden, prima Trump, prima ancora Obama, eccetera, eccetera, veniva eletto, e viene ancora eletto, ogni 4 anni in maniera indiretta tramite il meccanismo dei cosiddetti grandi elettori. Un meccanismo che inizialmente era veramente indiretto, oggi questo meccanismo indiretto è un po' un mascheramento di un'elezione sostanzialmente diretta. Comunque viene eletto dal popolo ed è Presidente della Repubblica e contemporaneamente capo del governo. Una cosa che per noi è un po' strana, perché in Italia non funziona così. In Italia questi due poteri sono separati. Da un lato abbiamo il Presidente della Repubblica, che non viene eletto dal popolo ma viene eletto dal Parlamento a sedute riunite più alcuni rappresentanti delle regioni. Mentre il capo del governo, che detiene il potere esecutivo, non viene eletto da nessuno, viene nominato dal Presidente della Repubblica dopo aver sentito le forze parlamentari. Ecco, in Italia i due poteri sono separati al momento in cui registro. Presidente della Repubblica è Sergio Mattarella, Presidente del Consiglio dimissionario è Mario Draghi. Due poteri distinti, che poi spesso collaborano ovviamente, che poi
dipendono l'uno dall'altro, nel senso che il Presidente del Consiglio viene nominato dal Presidente della Repubblica, però sono due poteri distinti. In America invece i due poteri combaciano, perché gli Stati Uniti sono una repubblica presidenziale, come si dice, in cui il fulcro del sistema non è tanto il Parlamento, che comunque ha un certo peso, ma è più che altro il Presidente, che detiene un forte potere e che viene eletto appunto tramite un meccanismo un po' particolare dal popolo. Questo Presidente degli Stati Uniti detiene vari poteri, vi ho detto in primo luogo il potere esecutivo perché è il capo del governo, nomina i ministri, controlla l'azione di governo e così via, ma poi è anche contemporaneamente capo delle forze armate, cosa che in Italia spetta al Presidente della Repubblica. Ha anche il potere questo Presidente degli Stati Uniti di nominare i responsabili di vari uffici federali, ad esempio nomina i giudici della Corte Suprema, e sapete che negli ultimi anni ci sono state anche varie polemiche su questo ruolo. Poi ha il potere di veto sulle leggi approvate dal Congresso, anche se è un potere parziale, nel senso che voi sapete che anche in Italia il Presidente della Repubblica può non firmare una legge votata dal Parlamento, può rimandarla alle Camere, ma può farlo una volta sola, perché se le Camere gliela ripresentano uguale, il Presidente della Repubblica è tenuto a firmare. Ecco, in America c'è un meccanismo simile, nel senso che se il Congresso, cioè il Parlamento americano, approva una legge, il Presidente può mettere il veto, può bloccare questa legge. Ma se il Congresso riapprova quella stessa legge con una maggioranza qualificata, cioè con i due terzi dei voti dei parlamentari, il Presidente non può più porre alcun veto. Quindi è un veto parziale, ma comunque abbastanza forte, perché per avere una maggioranza dei due terzi vi rendete conto che bisogna avere una fortissima maggioranza parlamentare, cosa piuttosto rara. Ecco, quindi grandi poteri nelle mani del Presidente. C'è però da dire che in America c'è un meccanismo di controllo di questo potere che è costituito dal processo di impeachment, di cui avete sentito parlare varie volte negli ultimi anni perché è diventato piuttosto frequente citarlo, richiamarlo. Lo stesso Presidente Trump, che è stato al potere fino a poco tempo fa, ha subito vari problemi di questo tipo, ha subito processi per impeachment. Cos'è l'impeachment? L'impeachment è una messa in stato d'accusa che il Congresso può varare nei confronti del Presidente, per la verità non solo del Presidente, anche di altre cariche importanti dello Stato, quando questo Congresso ritenga che il Presidente o appunto questa altra carica importante stia violando la legge nell'esercizio delle sue funzioni. Si svolge un'inchiesta, il Parlamento poi è chiamato a valutare e giudicare, in questo caso il Presidente, e può anche destituirlo, cioè se la procedura di impeachment va a buon fine, il Presidente viene destituito, gli viene tolto il potere. Cosa che non è mai accaduta, nel senso che si è andato a votare effettivamente la procedura di impeachment, è partita negli ultimi anni, è partita con Trump, è partita con Clinton, è partita con Nixon, ma in genere i Presidenti o si sono salvati o si sono dimessi prima di arrivare a un voto a loro sfavorevole. Però capite, c'è un meccanismo che almeno tenta di tenere sotto controllo questo potere molto forte del Presidente. Infine, vi ho detto, esiste anche il potere giudiziario. Il potere giudiziario è controllato dalla Corte Suprema, una corte federale, che ha appunto la supervisione di tutto il potere giudiziario, anche se in realtà i singoli stati mantengono una certa autonomia in campo giudiziario, quindi ogni stato si regola abbastanza di per sé. La Corte Suprema, come vi ho anticipato prima, viene nominata dal Presidente della Repubblica, con l'assenso però del Senato. È una carica vitalizia, cioè quando un giudice viene nominato alla Corte Suprema o decide lui di ritirarsi e andare in pensione o muore. E quando o si ritira o muore, allora si nomina un nuovo giudice al suo posto e quella nomina spetta al Presidente, anche se poi deve essere ratificata dal Senato. Questo per dire dei tre poteri fondamentali, di come brevemente vengono ripartiti e di che competenze hanno, ma vediamo come si discusse per arrivare a queste soluzioni. Come vi dicevo l'altra volta, infatti, il processo di stesura della Costituzione fu in realtà piuttosto rapido, breve, anche perché la Costituzione americana effettivamente è una Costituzione breve, come si dice nel linguaggio tecnico. Però, una volta scritta e stesa questa Costituzione, bisognava anche approvarla e lì sorsero i problemi. Nel senso che il testo della nuova Costituzione venne mandato ai vari Stati membri, perché ogni Stato doveva ratificare questa Costituzione. Bisognava che ogni Stato la approvasse, cosa che non era affatto scontata. Infatti, subito l'opinione pubblica dei vari Stati si divise. Nacquero due fazioni che vennero battezzate all'epoca, chiamate all'epoca federalisti e antifederalisti.
I federalisti erano quelli che in un certo senso erano maggiormente legati agli interessi degli industriali, dei grandi proprietari terrieri, dei mercanti, dell'economia più moderna. Questi pensavano che effettivamente il modello federale andasse benissimo, che anzi i poteri centrali del Parlamento e del Presidente andassero addirittura rafforzati. Perché volevano questo? Perché si rendevano conto questi grandi gruppi industriali che stavano iniziando a nascere che uno Stato centrale abbastanza forte poteva giocare a loro vantaggio. Poteva, ad esempio, negoziare meglio accordi commerciali con altri paesi, ad esempio con i paesi europei, poteva difendere meglio gli interessi commerciali degli imprenditori e così via. Quindi i grandi proprietari, i grandi gruppi che stavano, ripeto, crescendo, avevano bisogno di uno Stato federale, non confederale come dicevamo prima, e anzi un potere centrale forte, un presidente che avesse abbastanza mano libera. Ma non erano solo loro ad avere delle idee chiare al riguardo, perché c'erano anche appunto gli antifederalisti, che invece appartenevano per lo più alle classi medio-basse, che temevano invece che dare troppo potere al Parlamento centrale, cioè al Congresso, e al Presidente della Repubblica avrebbe limitato le autonomie locali, avrebbe tolto libertà ai cittadini, a vantaggio poi invece dei grandi gruppi, dei ricchi. Questa era la paura. Si sta creando uno Stato abbastanza centrato perché così a dominare dappertutto saranno sempre i ricchi, i gruppi industriali, i mercanti e così via. E le classi, ripeto, più basse hanno paura di questo e quindi dicono no, creiamo una confederazione o comunque diamo pochi poteri al centro, al capitale, in modo da garantirci più libertà, più autonomie. Questa è la richiesta. E su questa base di dibattito si instaura una forte lotta politica che va avanti, direi, per qualche mese in tutti gli stati e che porta a esiti non molto scontati quando si tratta di ratificare appunto la Costituzione. Diciamo che alla fine prevalsero i federalisti in 11 stati su 13, in realtà in altri due vinsero gli antifederalisti e quindi comunque avendo la maggioranza la Costituzione venne approvata e divenne effettiva a partire dal 1788, con subito anche poi l'elezione del primo presidente individuato nella figura di George Washington, il grande leader militare che aveva guidato le truppe americane alla vittoria. Quindi lui, Washington, è il primo a detenere quei poteri che citavamo prima. Ma subito dopo, tra l'89 e il 91, nei due anni successivi, i primi parlamenti americani tentarono di venire anche incontro alle richieste degli antifederalisti che avevano perso ma non erano da trascurare. Pertanto nei due anni successivi appunto furono approvati 10 emendamenti alla Costituzione. Come vi dicevo, come vi accennavo l'altra volta, la Costituzione americana è una Costituzione che non può essere cambiata, è rigida. Non si può prendere un articolo e cambiarlo, è scritta e quella rimarrà. Ma si può emendarla, cioè si possono fare delle aggiunte successive, primo emendamento, secondo emendamento, quinto emendamento, eccetera, che hanno valore quasi di correzione e di aggiunte alla Costituzione, in modo da chiarire meglio alcuni diritti o modificarli nel caso. Ecco, i primi 10 emendamenti, varati tutti in fretta e furia nei mesi successivi, servivano a chiarire meglio i diritti e le autonomie locali contro l'invadenza del governo federale, in modo da soddisfare anche le richieste appunto di questi antifederalisti. Avevate paura che il governo centrale vi togliesse i diritti? Beh, noi li ribadiamo ancora meglio negli emendamenti. Quando sentite anche nelle serie TV o nei film americani mi appello al quinto emendamento, è perché effettivamente questi emendamenti, tra cui il quinto è particolarmente importante, sanciscono i diritti degli imputati, dei cittadini, eccetera. Quindi per dire che sì, si arriva a una soluzione, si arriva a un compromesso, un po' a fatica, ma alla fine ci si arriva. Bisogna anche dire che questo dibattito tra federalisti e antifederalisti ha portato sulla scena la politica, con il fatto che poi in certi stati c'è il suffragio universale maschile, in altri c'è un suffragio censitario ma comunque esteso, in molti vogliono fare politica in America, tant'è vero che nascono anche due veri e propri partiti già subito, primi partiti, non dico moderni come li intendiamo oggi, ma insomma innovativi per l'epoca. Questi partiti erano da un lato il cosiddetto Partito Repubblicano Democratico, dall'altro il Partito Federalista. Il primo, il Partito Repubblicano Democratico, era guidato da Thomas Jefferson, personaggio emblematico di questa fase storica, già uno dei compilatori principali della Dichiarazione d'Indipendenza. Questo partito, che poi si sarebbe scisso negli attuali Partito Repubblicano e Partito Democratico,
all'epoca tutelava principalmente gli interessi dei proprietari terrieri del sud, da un lato, e dei coloni dell'ovest, di quelli che stavano iniziando a spostarsi verso occidente. Era un partito quindi che era fortemente legato agli interessi dei contadini, soprattutto, e quindi del commercio anche con l'Inghilterra, verso cui venivano esportate molte merci e così via. L'altro partito era il Partito Federalista, che invece era guidato da Alexander Hamilton, anch'egli uno dei grandi padri fondatori di questi Stati Uniti, all'epoca capo del Dipartimento del Tesoro, quindi una sorta di ministro dell'economia dell'epoca, che si stava lanciando proprio in questi anni Hamilton in una profonda politica di risanamento dei conti pubblici, perché dopo la guerra questi conti erano messi parecchio male. Ecco, il partito di Hamilton, il Partito Federalista, invece era più legato ai ceti commerciali, ai ceti finanziari, soprattutto quelli delle colonie del nord, degli stati del nord. Quindi siamo di fronte di nuovo a quella divisione tra un nord federalista economicamente avanzato, legato all'industria e ai commerci, e un sud più fortemente antifederalista, più legato invece agli interessi dell'agricoltura, della proprietà terriera, e quindi un po' più arretrato dal punto di vista del dinamismo economico. E i due partiti al momento appoggiano l'uno una classe sociale, l'altro l'altra. Però la cosa da notare in questa prima fase è che già iniziano ad esserci i primi coloni, cioè già appena finita la guerra di indipendenza, gli americani, i nuovi americani statunitensi, iniziano a spingersi verso ovest. Ricordate che durante la guerra gli indiani, come venivano chiamati allora, i nativi, non avevano saputo bene con chi schierarsi, alla fine si erano schierati con gli inglesi temendo che gli statunitensi avrebbero espanso presto i loro confini. Beh, avevano ragione, perché già nel 1787 venne emanata una nuova legge chiamata Ordinanza del Nord-Ovest, che faceva sì che tutti i territori occidentali vicini ai confini degli Stati Uniti venissero chiamati e reputati territori, cioè aree tutelate dagli Stati Uniti, che lì inviava giudici e governatori qualora ci fossero dei coloni che si spostavano là. Quindi bastava che un certo numero di coloni, all'inizio ne bastavano 60.000, si spostassero in territori inesplorati e lì il governo americano dava una mano, inviava giudici, inviava governatori, inviava funzionari perché nascesse in quel luogo uno Stato. Con 60.000 abitanti si poteva creare un nuovo Stato e chiedere di essere inglobati nell'Unione. In effetti già nel giro di pochi anni vennero inglobati tre nuovi Stati, da 13 si passò a 16, i primi tre furono il Vermont, il Kentucky e il Tennessee. L'America si stava ingrandendo verso ovest a spese purtroppo dei nativi americani, che iniziarono ad essere cacciati sempre un po' più là, un po' alla volta, e però il nuovo governo statunitense favoriva questo, sosteneva questa espansione, un'espansione che si sarebbe alimentata e sarebbe arrivata nel giro di vari decenni fino all'altro capo dell'oceano. Ecco, questo sostanzialmente era quello che c'era da dire oggi per concludere questa pagina sulla rivoluzione americana e sulla nascita degli Stati Uniti. Torneremo presto a parlare di questi Stati Uniti, di come si espansero, delle varie politiche, ma magari per il momento mettiamo un po' in pausa questa questione e dalla prossima puntata ritorniamo finalmente in Europa, dopo aver parlato di Asia, di Africa, di America, di Oceania, eccetera. Torniamo in Europa perché dobbiamo passare all'altra grande rivoluzione politica del Settecento, la rivoluzione francese, che anzi forse è anche più importante per gli esiti successivi, per il cambiamento di paradigma che rappresentò nella storia europea. Ci vorrà molto per descriverla tutta, perché è una pagina corposa e complicata della storia francese e mondiale, ma dalla prossima volta cominciamo. Intanto per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo che il podcast lo potete ascoltare su tante piattaforme diverse, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible, YouTube, ma su queste stesse piattaforme potete ascoltare anche il podcast filosofico chiamato Dentro alla Filosofia. In più vi ricordo come sempre che se vi interessano la storia e la filosofia più vicini ai giorni nostri, c'è un canale YouTube pieno di video, centinaia e centinaia di video, lo trovate cercandomi come Scrip oppure come Ermanno Ferretti. Infine vi ricordo anche che se volete rimanere in contatto, sapere quando escono i video, i podcast e tutto il resto, potete seguirmi sui social network, su Facebook, su Twitter oppure su Instagram, dove sono presente col nickname di Scrip, oppure potete abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale che trovate andando alla pagina internet ermannoferretti.it.
Lì c'è subito il modo per lasciare la vostra email e una volta a settimana vi arriva il resoconto di tutto quello che è uscito, riflessioni varie, eccetera. Basta, ho finito, ci sentiamo presto per andare avanti con il nostro percorso storico e per tante altre questioni. Ciao, alla prossima!